Signori, buongiorno, grazie per essere qui. Ringrazio il signor Sindaco, i colleghi assessori, i consiglieri comunali presenti in aula e gli esponenti della stampa. Luigi Tuccio si è dimesso, una decisione maturata al termine di un'appassionata e lucida analisi in cui l'ormai ex assessore all'urbanistica del comune di Reggio Calabria ha comunque voluto chiarire che lo ha fatto pur non insistendo, a suo dire, i presupposti per le dimissioni. Ha torniato dal sindaco De Miarene, dalla giunta e dalla maggioranza del Gran Completo e lo stesso Tuccio a prendere per primo la parola e a chiarire i motivi di questa conferenza stampa che fa seguito al comunicato già diramato nell'immediatezza dell'operazione Lancio in cui è Da stata fermata la esponenti del madre della centrosinistra compagna. che mi hanno Ribadisco mandato quanto già messaggi affermato, ha individuali, detto Tuccio, pronto a restare comunque a al mio non mettersi da posto parte ed e in proseguire il suo queste impegno politico senza far esortazioni, venire meno i intense, propri forti, principi. non intendo girare le spalle, anche perché sono certo della correttezza del mio operato, della mia vita di cittadino, di uomo, di politico. Sono anche consapevole del fatto che non è sufficiente la correttezza di un modus vivendi ed operandi, ma che occorre anche essere ovviamente nell'apparenza altrettanto corretti. Io sono convinto di esserlo stato per una storia familiare da 44 anni, una storia personale da 44 anni e familiare all'insegna dei valori e degli ideali della mia famiglia. Queste cose le ho dette, queste cose le ho scritte perché la forza della verità non trova ostacoli per la sua affermazione, neanche ove si opponessero ragioni di opportunismo di qualsivoglia natura. Io sono responsabile della mia storia personale ispirata ai valori della mia famiglia. Ed è E quando si incontestabile sofferma sul suo operato che nessuno d'assessore risponda per se all'urbanistica, tuttavia, stesso. che Tuccio lascia E che intendere io, con sempre della chiarezza la gestione propria volontà, personale, un intendo assessorato rendermi sotto l'occhio del impermeabile ciclone alla anche dal punto di compagine vista della politica, giudiziario e per il quale, ha detto ancora l'ex contento coordinatore di non saper PDL Grande nulla Città, ho chiesto le della storia condizioni per storica di lavorare in quanto maniera accaduto con limpida e fermezza. E nitida. la Non storia sono mancati i parla chiaro, risultati, ha gli aggiunto, eventi adesso sarà parlano compito chiaro, del le primo date cittadino parlano occuparsene e chiaro. portare Io, avanti quanto già fatto. parlando di Così come era questo punto, prevedibile, non sono parla a mancati mio affondi favore. contro una Non certa intendo stampa che ha agitare voluto esasperare una vicenda un'opposizione tutta politica personale né e contro i agitare cosiddetti moralizzatori della città. il mio Lo dice recente chiaro Tuccio, non è operato sua intenzione contribuire ad alimentare la cultura al del quale sono sospetto, pur comunque non profondamente disdegnando in pesanti discussione. fendenti Per all'amico inizio Massimo dell'anno, Canale. se fosse stato sereno, mi avrebbe difeso. Avrebbe detto che ci troviamo di fronte ad un attacco ignobile di strumentalizzazione politica. Non l'ha fatto. Si è omologato anche lui a questa strumentalizzazione politica in danno e sul terreno della nostra città. Io continuerò a ricordare i momenti belli vissuti con Massimo Canale quando sotto casa mia vi erano le macchine della polizia per circa 20 anni per la scorta a cui tutta la mia famiglia è stata subita, ha subito in tutti questi anni. E Giusto Branca era un altro nostro vicino di casa, nello stesso momento in cui sotto lo studio dell'ingegnere Giuseppe Canale vi erano i fuoristrada blindati Mercedes bianchi classe G di proprietà di noti imprenditori. Lascio per evitare facili strumentalizzazioni, ha Dalle mie concluso Tuccio, ribadendo reminiscenze comunque che costanti di proseguirà la Canale, sua attività la politica, politica forte stessa dei ed il preziosi passo che insegnamenti ricevuto ricevuti dalla dalla sua politica. famiglia e dal padre Giuseppe, ex Ritorno sul discorso di magistrato. prima. Continuerò a fare politica, quella sana, quella per il bene della collettività. Per quanto avviene il mio avvenire politico, ritengo di doverlo perseguire fino in fondo perché la mia fede e la mia coerenza non sono barattabili, né intendo rinunciare per qualsivoglia opportunità o convenienza. Grazie.